Ben ritrovati in primo piano la battaglia per la legalità in Campania e i rapporti tra politica e camorra. Su questo tema si svilupperà la nostra intervista all'onorevole Paolo Siani, deputato del Partito Democratico, che è collegato con noi via Skype. Ben ritrovato intanto, onorevole, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie, grazie a voi tutti. Paolo Siani, fratello di Giancarlo, giornalista che purtroppo ha pagato con la vita il suo coraggio, la sua passione nella denuncia degli affari della camorra. Dottore, intanto le chiedo subito, a Torre Annunziata il comune è stato sciolto per infiltrazione della camorra, spiace dirlo, ma dopo tanti anni nulla cambia. Perché, a suo giudizio? Dunque, sì, dispiace molto dirlo, dispiace anche solo, diciamo, pensarlo. Non è la prima volta purtroppo che questo accade, però non è vero neanche che nulla è cambiato, nel senso che io ho visto in questi 37 anni Torre Annunziata fare dei passi avanti. Secondo me la società civile, le scuole, tantissimi insegnanti hanno fatto un lavoro enorme in questi anni. Ricordo pochi anni fa la mia di Giancarlo che sfilava tra ali di folla a Torre Annunziata, di ragazzi che, diciamo, lo hanno in qualche modo preso come modello. Quello che deve per forza cambiare, questo richiamo che si fa ai partiti, è la scelta della classe dirigente. Bisogna essere, diciamo, più rigidi. Il motto è: con i mafiosi neanche un caffè, e su questo bisogna lavorare ancora un po'. Però dire che tutto è uguale, questo no, è un torto che si fa alla parte sana della maggioranza della città di Torre Annunziata, che invece fa grandi sforzi perché la città migliori e che finiscano queste inutili, dannose infiltrazioni nei gangli del potere cittadino. Ecco, lei ha accennato all'esempio di suo fratello Giancarlo. Che cosa può rappresentare, penso soprattutto per i giovani di questa comunità di Torre Annunziata? Guardi, è davvero un modello. Io rimango sempre molto stupito come tanti anni dopo, 37 e mezzo anni dopo, il suo ricordo sia molto vivo soprattutto tra i ragazzi. Non sembra mai, diciamo, un evento accaduto tanti anni fa. Questo devo dire è la parte più, diciamo, che mi conforta di più, perché è la risposta vera che potevamo dare alla violenza mafiosa. Chi decise di farlo tacere per sempre in realtà ha perso, perché lui continua a parlare in maniera veramente strabiliante a tanti ragazzi di oggi che 38 anni fa non solo non hanno conosciuto, ma non avevano neanche l'idea di venire al mondo, e che oggi vivono un mondo tanto diverso da quello degli anni Ottanta. Pensate, Giancarlo scriveva con una macchina da scrivere normale, non c'erano i social, non c'erano i computer, non c'erano i telefonini, quindi era proprio un altro mondo. Ciò nonostante, le sue cronache, la Torre Annunziata, risultano per certi versi, ahimè, ancora molto attuali, ma molto pungenti, molto precise e dettagliate. Ecco, a proposito di attualità del lavoro di Giancarlo, oggi si teme che sui fondi del PNRR possa ripetersi la storia che si era registrata negli anni Ottanta, quando la camorra mise le mani sui fondi della ricostruzione del dopo terremoto. La storia davvero, Siani, rischia di ripetersi, secondo lei? Beh, questo è. Noi sappiamo che le mafie stanno dove stanno i soldi, le mafie seguono il flusso di denaro, questo non è una novità, l'abbiamo capito, imparato in tanti anni. Il discorso è riuscire a contrastare questo fenomeno, cioè controllarlo e contrastarlo. Ci sono gli strumenti per farlo, vanno messi in campo, e ha fatto molto bene il Presidente del Consiglio alla Camera, e fa molto bene l'attuale procuratore antimafia, il procuratore Medillo, a richiamare su questo tema l'attenzione, perché abbiamo gli strumenti per contrastare le infiltrazioni mafiose, e va fatto subito, senza poi meravigliarci tra qualche anno dire: ah, però dobbiamo controllare meglio. Sappiamo che le mafie si insinuano di dove ci sono finanziamenti, bisogna essere attenti a come vanno spesi questi soldi, che vanno spesi, devo dire, tutti e bene.
Ecco, la lotta alla camorra in Campania, soprattutto nel napoletano, il sindaco di Napoli Manfredi ha denunciato nei giorni scorsi che c'è ancora troppa paura, troppa omertà. Condivide questa analisi del sindaco? Ma sì, insomma, il sindaco ha ragione, c'è paura, omertà, non si può neanche chiedere ai cittadini di essere eroi o di fare i poliziotti, c'è bisogno piuttosto di far crescere in tutti i cittadini della nostra città, della nostra regione, il senso del rispetto delle regole. Quando le regole rispettate sempre e tutte, dalle più piccole alle più grandi. Se in una città dove si rispettano le regole si vive meglio. Ora, questo è un tema complesso, difficile, che da anni noi diciamo nelle scuole ai ragazzi questi concetti, e se vi posso dire come la penso, i ragazzi lo capiscono molto bene e li rispettano le regole di più degli adulti, che sono più, diciamo, portati a saltare qualche regola, anche di quelle banali, che invece vanno rispettate. Per cui il discorso è oggi, secondo me, far passare nella maniera più, diciamo, diffusa possibile che le regole si rispettano. Chi non le rispetta paga, ovviamente, come tutte le città e tutti i posti del mondo. Perché se rispettiamo le regole non c'è bisogno più di fare la vera omertà, tutti le rispettano e tutti fanno il loro dovere. E quindi questo è un tema che va affrontato. Ovviamente a questo si devono affiancare politiche sul lavoro, di sostegno, perché è certo che quando uno è in difficoltà accetta qualsiasi lavoro e quindi anche soltanto qualche regola. Ma questo è un tema complesso che va affrontato in tanti ambiti, non solo in quello della legalità. Ecco, il ruolo dei partiti rispetto alla lotta alla camorra. Il ministro Orlando ha denunciato nelle scorse settimane che nel PD, nel Partito Democratico, non si parla più di questa emergenza. Qual è la sua impressione? È davvero così? Ma non solo del PD. Se le mafie sono uscite dal lato della politica da molti mesi. Sarà stata la pandemia, sarà stata la guerra, ma il parlare di mafie in politica è stato un evento piuttosto raro negli ultimi 3 anni. Io questo l'ho notato, anche io l'ho constatato, ho sollecitato alcuni interventi su questi temi e ha fatto bene il ministro Orlando a richiamare la politica e il Partito Democratico ad essere più attenti, più precisi su un tema così delicato che coinvolge la nostra regione, il Sud Italia, e tutto il paese ovviamente, ma che ne va del futuro delle nostre città, della nostra libertà. Ecco, dal punto di vista politico il Partito Democratico in Campania soprattutto sta attraversando una fase di difficoltà, insomma, dopo le dimissioni del segretario regionale. E come se lo spiega? E soprattutto le chiedo quanto pesa anche questo scontro che si è aperto tra intellettuali e il governatore De Luca. Qual è la sua analisi? Guardi, la dialettica è sempre una cosa buona in politica, discutere è sempre un fatto positivo, ma non solo in politica, sempre. Le critiche costruttive sono sempre ben accette, purché fatte appunto in buona fede e con l'ottica di migliorare le condizioni. La crisi del partito regionale non è una cosa bella, ovviamente il commissario non è un evento, diciamo, utile e favorevole, ma potrebbe essere che sia il momento per ricostruire un partito regionale più vicino anche alle esigenze dei cittadini e quindi a dare risposte più concrete e più utili alla nostra città. Ecco, parliamo anche della sua battaglia in Parlamento. Lei si è impegnato con una proposta di legge per evitare soprattutto che madri con figli piccoli vadano in galera. Lei tra l'altro è anche pediatra, quindi ci può dire anche quali sono gli effetti di una permanenza dietro le sbarre anche per lo sviluppo di un bambino. Ecco, qual è il significato di questa sua iniziativa, di questa sua battaglia? Sì, l'Italia è un paese che aveva una legge del 2011 abbastanza avanzata, che, diciamo, consentiva alle mamme in gravidanza o con un bimbo fino a 6 anni e che avevano commesso un reato di avere con sé il bambino detenuto in carceri a misure attenuate, i famosi ICAM, di cui Avellino, ce n'è uno in provincia di Avellino, all'Auro, uno che ho visitato e che effettivamente è un bel istituto penitenziario, ma è pur sempre un istituto penitenziario. La legge prevedeva già nel 2011 la possibilità che queste donne potessero stare, se non era un reato particolarmente grave, in case famiglia protette, ma non metteva purtroppo nessun supporto economico.
Per questo motivo in Italia sono solo due case famiglie protette, una a Roma, la casa di Leda, e una a Milano. Con la nostra legge, che è stata approvata il 30 maggio alla Camera e il 1 giugno è stata trasmessa al Senato, da cui ci aspettiamo una veloce calendarizzazione e approvazione, prevede che invece il giudice abbia come prima opzione, quando deve arrestare una mamma con un figlio, di mandarla in casa famiglia protetta, e impone al Ministero di creare delle convenzioni con i comuni affinché ogni comune si possa dotare di una casa famiglia protetta adatta ad accogliere mamme in gravidanza o mamme con bambini. Solo qualora ci siano dei particolari elementi di particolare gravità, la mamma potrà essere trasferita in un ICAM, ma comunque mai più in un carcere, quindi mai più per esempio nel nido di De Bibbia, dove ricordate nel 2018 una mamma uccise buttandogli dalle scale i due bambini di 6 e 18 mesi dicendo: e adesso siete finalmente liberi. Ecco, questo non potrà più accadere. Una mamma, una donna che ha commesso un reato, se grave, sarà nell'ICAM, se invece un reato non grave, sarà in casa famiglia protetta, perché era un'assurdità pensare di recuperare una donna mettendola in carcere e condannare il figlio piccolo e innocente a vivere gli anni della sua vita, quelli più importanti per la sua vita da bambino, ma anche da adulto, a vivere in un carcere. Quindi, quando la legge sarà approvata anche al Senato, questo ossimoro terminerà e quindi avremo per i bambini un diritto che attualmente è negato e sarà riconosciuto. È una battaglia sicuramente condivisibile. Allora Siani, per chiudere questa nostra intervista, torniamo alla lotta alla camorra. Con i camorristi non si deve prendere nemmeno un caffè, come lei ha accennato, insomma, questo è il suo messaggio più significativo. Assolutamente sì, diciamo, per chi occupa un posto pubblico in politica questo dovrebbe essere obbligatorio, per tutti dovrebbe essere una opportunità, cioè isolare i violenti, i mafiosi, quelli che non puntano allo sviluppo della città, ma piuttosto al loro specifico interesse. Questo è il motto che dovrebbe accompagnarci tutti. Bene, grazie allora Paolo Siani per questa sua testimonianza, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Bene, abbiamo ascoltato dunque il deputato del Partito Democratico Paolo Siani, si chiude qui questa rubrica per oggi, io ringrazio in regia per noi Aldo Fenizzi e grazie a voi che ci avete seguito, arrivederci.